responsabilità di portare il gruppo durante il cammino. La responsabilità con chi consiste? Che tutti quelli che partecipano al cammino hanno rispetto e seguono le indicazioni di chi ha il bagno. Il cammino poi si fa in un certo modo, durante ogni cammino si fa sempre una pausa di silenzio, che può essere 3 minuti, 4 minuti, 5 minuti, dove ognuno di noi parla con se stesso, con la natura, e questo è anche il bello del cammino assieme, del cammino lento. Allora io adesso consegno il baculum alla Lorenza Bonaccorsi, per noi è Lorenza, per noi abbiamo detto che è assessore, e gli dico, dicendo questo bastone come segno del viaggio, del cammino, che porta in sicurezza. È un onore, grazie. No, bisogna sfidarsi perché l'altro gruppo già si sta mangiando tutto. Vediamo giù. Grazie. Noi stiamo andando, spiegavamo prima, non so se voi ci avete sentito. No, siamo giù. Noi stiamo andando dal Papa perché è stato appena eletto a Terracina. Perché gli chiediamo di poter costituire un gruppo di cavalieri che proteggano i pellegrini in Terra Santa. Complimenti. Hai capito? Grazie. Si dice a me. Solo che ci si è rotto il carretto, dobbiamo sistemarlo un attimo e vi raggiungiamo presso l'abbazia di Fossanova. Vi seguiamo. Insieme ai Cavalieri d'Italia, che c'è la manifestazione per il loro santo patrono, ci stanno 4.000 giubilati. Facciamo un pezzo del cammino minerario di Sant'Agata. State le calme! Tranquilli, eh? Ciao, buongiorno, non mi preoccupate, che andate niente. Salve. Salve. Salve.
Oggi. Occhio che facevo. L'abbiamo fatta? No, aspetta, aspetta, ma è troppo bello. Alla salute, viva il cammino della vita! È buon pizzantino! Sono il bicchiere pronto! Hola! E perciò ci mi sbietti il naso? Che forte! Mo c'è mega cannuccia! Ma 6 secondi! Salute! 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 La via della storia. Miti, leggende e racconti lungo la via Francigena nel sud. Sono pellegrino. Buongiorno padre, sono pellegrino. Pellegrino. Sto andando a Roma. Benvenuto. Grazie. Signore sia con te. Grazie.